era un artista sensitivo, delicato, capace di ridurre le figure, pur riconoscibili e modellate con sicurezza, alla leggera trasparenza di larve. Le opere sono irradiate da una luce misteriosa che scivola melanconicamente sulle morbide linee delle figure, cercando di svelare il mistero nascosto tra le dolci pieghe delle vesti e la malcelata tristezza dello sguardo. Un'inquietudine celata dietro la delicatezza dello stile. La vita e la morte, verso la luce. L'inquietudine e la malinconia di una donna maestosa che guarda l'ignoto, è la morte. Ma nulla in essa è triste o terribile. Ha anzi un senso gioioso diffuso nel volto e nell'atteggiamento. Non è la morte, è la rinascita. Felice equilibrio fra la spinta dell'idea e la sensibilità carnale della forma. La figura è avviluppata in un turbine, negli occhi chiusi, nel languore del braccio che preme i fiori al seno, nello sconvolgimento del manto, un senso di abbandono e fatalità. Bistolfi rincorse fino alla fine quegli ideali artistici che si identificavano con i grandi valori collettivi, credendo nella propria funzione pubblica e rappresentativa, all'insegna del convincimento che l'arte è dar corpo ai sogni, concretezza all'idea, che essa è servita in nome di tutti, ma riservata, come atto creativo ai titani.